Gremita più che mai la sala dell'Hotel Horizon di Montegranaro per incontrare il candidato della Lega, Mauro Lucentini, accompagnato dagli esponenti del centrodestra, Graziella Ciriaci e Giuseppe Cognini. Presenti diverse autorità, come il presidente della Camera di Commercio, Graziano Di Battista, Nazareno Di Chiara, presidente di Fermopromuovi, i candidati alle scorse comunali, Agostini e Marinangeli, a sostegno del candidato, ed altri sindaci. Questa sera, oltre al candidato Lucentini, c'è la presentazione anche degli Perché altri lui vota Lega, lui vota solo Lega, se no non candidati sarebbe venuto uninominali. Mauro Lucentini è un amico mio personale, quindi al di là di tutto mi porta il cuore verso Mauro, ma non tanto verso la sua appartenenza politica, ma questa, come si può dire, questa amicizia che viene da lontano mi porta ad essere vicino a una persona che ha fatto molto per la città di Montegranaro e sicuramente continuerà a farlo. Come ex amministratore della città è stata una persona eccezionale, ha saputo veramente dimostrare di avere delle capacità ma anche delle qualità. Se dovesse vincere, io me lo auguro da imprenditore, il centrodestra, vedrete che tutta la nostra zona riprenderà la grande. Stop Fornero, più giustizia, prima gli italiani, pace fiscale, stop invasione e asili nido gratuiti. Questi i punti del programma della Lega che il candidato Mauro Lucentini ha affrontato nel corso del suo incontro. Per iniziare questa serata. E, però voglio partire un attimino da quello che è il mio impegno, se verrò eletto, ma sono sicuro che verrò eletto, perché i voti, soprattutto per la Lega, saranno molti. Sicuramente saremo il traino di questa coalizione di centrodestra. Io nasco in un'alleanza nazionale, molti mi conoscono, già consigliere comunale nel 1999, dal 1999 con, buonasera Nazareno, con le giunte Basso e l'amico Castoni, sono stato sempre impegnato fino al 2008. Dopodiché nel 2010, su proposta dell'amico Pietro Friccioli, San Benedetto, che non è qui, diedi una mano al gruppo della Lega di Montegranaro senza mai iscrivermi. Poi ho fatto una scelta, l'ho fatta 3 anni fa, quando ho visto che la parola indipendenza per la Padania veniva cancellata da questo simbolo e quando la parola nord era il procedimento di andasse. E non perché io ce l'abbia con il nord, ma perché l'identità nazionale, chi ci nasce, ci muore. Quindi su questo naturalmente non si può indietreggiare. E il lavoro che sta facendo Matteo Salvini è un lavoro grande, al di là poi dei... e delle varie, diciamo, punteggiature, però è un grande lavoro perché mette al centro prima di tutto i temi che noi vediamo qui: la famiglia con gli asili gratuiti, prima gli italiani, la pace fiscale, la legittima difesa, e la legge Fornero, la giustizia e molti altri che adesso non sto più a snocciolare. Io ho due cose, e le dico velocemente perché stasera non voglio annoiarvi, vorrei affrontare andando a ricoprire la carica di onorevole della Camera dei Deputati. Vorrei con l'amico Ciccola affrontare il tema del Made in Italy, perché con lo stesso Salvini più volte in fiera e più volte anche qui, noi qui abbiamo fatto nel 2015 un incontro riservato senza stampa, come l'abbiamo fatto l'altro giorno con Giorgetti, parlando delle sanzioni alla Russia. Noi siamo sposando appieno il progetto che è proprio in questo momento dell'asse verso gli uffici sul Made in, sui marchi di qualità, ma poi qualcuno ci dirà qualcosa di più, ma soprattutto vogliamo sposare questo territorio. L'altro tema che ci sta a cuore è la ricostruzione e il terremoto, e non per questo abbiamo candidato anche l'altro candidato al Senato della Repubblica, il sindaco di Visso, Giuliano Pazzaglini, che è un esperto, io dico sempre insieme a Marzia, perché poi lei per il terremotante ha fatto molto e sta facendo molto. E questi sono i temi centrali che noi vogliamo portare, soprattutto il lavoro, perché se non c'è lavoro qui si ferma tutto, l'economia è ferma e la calzatura deve essere la prima cosa, insieme a tutti quelli che poi sono i temi che affronteremo. Mauro Lucentini, candidato Lega, Salvini Premier per Fermo e Civitanova. Beh, lei è un personaggio molto attivo sul territorio, quindi scegliere Lega, tra l'altro appoggiata anche da diversi imprenditori locali e amministratori.
Scegliere Mauro Lucentini significa scegliere il territorio e soprattutto scegliere di portare alcuni problemi che sono di questa zona, del distretto calzaturiero, a Roma. Noi insieme ad Asso Calzaturifici, insieme a tutte le associazioni di categoria, stiamo facendo una grande battaglia sul Made in Italy e questi problemi li vogliamo portare sul tavolo del prossimo governo. Già Matteo Salvini è venuto più volte al MICAM e qui in questa sala a incontrare gli imprenditori, prima sul Made in Italy per il MICAM e qui a incontrare gli imprenditori all'epoca contro le sanzioni alla Russia, sanzioni che non sono direttamente messe sul discorso, sul settore calzaturiero, ma bensì sull'agroalimentare, ma che si sono poi hanno avuto un riverbero forte in negativo sul settore delle calzature. Quindi questa battaglia la dobbiamo portare avanti. Il secondo punto, e ci sono persone ben più titolate di me, ma comunque stiamo facendo un lavoro di squadra insieme a Giuliano Pazzaglini, candidato, il sindaco di Visso, candidato al Senato, sul terremoto, perché qui la situazione terremoto è molto grave, e insieme alla consigliera Marzia Malavice, che del terremoto ormai è diventata un'esperta, in quanto anche lei si può dire terremotata perché essendo proprietaria di una casa a Sarnano. Quindi questi due sono i temi fondamentali che vogliamo portare sul banco del prossimo governo. Penso di farcela, ecco. Sicuramente i nostri auguri, come anche a tutti quanti i diversi candidati. Beh, si parla anche di asili nidi gratuiti, di legittima difesa sempre, una immigrazione controllata e soprattutto giustizia. Sì, ecco, a tutti i temi praticamente che abbiamo detto locali si innescano tutti quelli che sono poi i temi nazionali che noi possiamo vedere snocciolati in TV da Salvini, che va dalla pace fiscale, rivediamo qua tutti i cartelli, più giustizia, stop invasione, legittima difesa sempre, asilo nido gratuiti e stop alla legge Fornero. Sul discorso immigrazione, io stasera al telegiornale ho sentito meno 61% di sbarchi da gennaio 2017 a gennaio 2018. Beh, bastava che il ministro Minniti si svegliasse prima e facesse quello che noi diciamo da anni, quello di fare accordi in terra straniera per non far arrivare qua queste imbarcazioni di questi poveri poveracci, che sono dei poveri poveracci e che vengono qui a morire di freddo, e quando non riescono a trovare un lavoro perché il lavoro non c'è, che cosa fanno? Delinquono e naturalmente poi vanno a rubare le nostre case, commettono degli omicidi per la loro cultura, mi riferisco ai fatti di Macerata, non voglio andare oltre, ecco. Quindi questo è un tema molto caldo per noi e sicuramente lo affronteremo nel prossimo governo targato Lega, centrodestra a guida Lega. Con Marzia Malaigia, consigliere regionale, Lucentini ha parlato sicuramente di un problema che ancora persiste nonostante siano passati diversi mesi, quello del terremoto. Il problema del terremoto è, secondo me, lo specchio di come viene gestito tutto qui in Italia, in particolare nelle Marche, cioè il fallimento di un governo che a tutti i livelli non ha saputo dare risposte adeguate e soprattutto immediate. Quindi abbiamo a più di un anno e mezzo gente che ancora sta fuori casa, chi ha avuto le SAE giusto stamattina, avevo segnalazioni di casette senza riscaldamento e senza acqua. Quindi quali sono state le risposte? Ma volendoci allargare in linea generale anche tutte le altre aree, cioè in sanità c'è da rivedere tutto, c'è da rimettere mano al discorso dell'immigrazione. La difesa che deve essere sempre legittima, cioè se mi entri a casa mia è chiaro che vieni per delinquere, non vieni a farmi una visita, quindi non ci devi stare, io ho diritto di potermi difendere senza venire a mia volta accusato. Sostegno alla famiglia non è stato dato e ultimamente anche Salvini ha proposto addirittura un ministero della disabilità, proprio perché le famiglie, quelle che hanno maggiori problematiche, sono quelle che sono più abbandonate. Quindi sostegno ai caregiver, che sono le persone che si occupano di familiari gravemente malati, sostegno alla disabilità, cioè le categorie più deboli debbono essere maggiormente tutelate e sostenute, cosa che i governi precedenti non hanno fatto, anzi sono andati proprio all'opposto.